Eccomi qui ragazze, se mi vedete strane è perché ho truccato solo quest'occhio, perché sto realizzando appunto i mini tutorial che riguardano le forme diverse di eyeliner. Allora, dopo aver realizzato l'ultimo che riguardava l'eyeliner normal, quello normale, quello diciamo basic, andiamo senza cancellare quello precedente a realizzare invece l'eyeliner anni 50. Allora, io finora, ovviamente, se volete realizzare questo tipo di eyeliner, potete rifarvi a quello che faccio in questo video partendo da questa base, o comunque potete guardare gli altri video, ovvero in particolare quello precedente, quello dell'eyeliner basic, per essere facilitate alla realizzazione di quest'ultimo. Allora, vado leggermente a descrivervi cosa ho fatto precedentemente. Ho realizzato una linea piuttosto sottile, non calcandola troppo, di eyeliner bordando tutta la rima superiore dell'occhio. Quando sono arrivata alla fine della mia linea naturale, sono uscita leggermente con la codina, tenendo, diciamo, presente la rima inferiore dell'occhio, e quindi come se la volessi portare fuori, l'ho tirata su verso l'alto. Non l'ho allungata troppo perché comunque l'eyeliner, appunto, è un eyeliner da tutti i giorni, quindi non doveva essere eccessivo. Ho unito la punta della mia codina con il resto della linea di eyeliner. Adesso, per andare a realizzare quell'anni 50, diciamo che quell'anni 50 si rifà comunque a questa, però è un po' più accentuata e la coda è più marcata. Quindi cosa andiamo a fare? Andiamo ad allungare innanzitutto la coda finale in questo modo. E uniamo con la linea che borda l'occhio. La rendiamo anche un po' più spessa. E questo è il risultato che andiamo ad ottenere, quindi una riga decisamente più doppia, più allungata e decisamente più morbida, con delle curve più accentuate. Vado a mettere il mascara e vi faccio vedere l'effetto completo dell'occhio. E voilà.